Tutto ha inizio un bel giorno di settembre. Ti trovi allegramente al PC e sta insultando, come tuo solito, un covidiota servo del sistema. Bassetti vaffanculo. All'improvviso, un tuo compagno di nome Fragolone 86, che lotta anch'esso contro il sistema, ti manda un link per l'iscrizione ad un social nuovo, Libero, in cui la censura di regime non arriva. Per dindirindina, ma è fantastico. Sfero, ed è un social network tutto italiano. Senti già che ti si sta inturgidendo l'italica bandiera e quindi, senza timore, clicchi per tuffarti nel magico mondo di Sfero. Benvenuti all'Infiltrato, la serie in cui esploriamo le community più assurde e interessanti del web. La puntata di oggi sarà piuttosto particolare, infatti oggi non andiamo ad esplorare un gruppo in particolare, ma un intero mondo, un social network. E proprio per questo sarà impossibile strutturare la puntata come al solito. Oggi ci lanceremo in un'esplorazione come fossimo un qualunque novizio di Sfero, la piattaforma dei Novax. Cioè, partiamo da zero. Stai per entrare in Sfero, la prima piattaforma senza cookie. Dopo aver effettuato la registrazione, leggi le istruzioni per sapere cosa ti aspetta. Si fa interessante. Dimmi di più. Sfero è un termine antico. 2500 anni fa lo utilizzava Empedocle per indicare la forma che avrebbe assunto l'universo quando sarebbe stato dominato dall'amore. Noi vogliamo realizzare la sua visione, ma non siamo ingenui. Non crediamo che possa bastare una piattaforma web per cambiare la forma dell'universo. Però possiamo ricreare un universo virtuale dominato dall'amore. Sfero vuole essere la proiezione digitale della società ideale. Un intento nobile. Al momento ci sono due enormi differenze tra Sfero e tutti gli altri siti che hai visitato ultimamente. Su Sfero nessun banner ti ha chiesto di accettare i cookies. Su Sfero non ci sono banner pubblicitari di grandi multinazionali. Ammirevole. Però se poi mi pubblicizzi i raduni fruttariani e gli integratori di Montanari, cioè capisci che diventa un pelino "io qua pubblicizzo solo quello che voglio io"? Una volta registrati ci troviamo di fronte ad un feed vuoto, contenente solo notizie sulla piattaforma. Ma noi, forti di una lunghissima esperienza sui peggiori blog di Forum Free, non perdiamo tempo e cominciamo subito a seguire un po' di gente a caso e riaggiorniamo la pagina. Ci ritroviamo su un social piuttosto semplice e user friendly, con un corpo centrale contenente i post degli account che seguiamo. Sulla destra abbiamo una classifica degli influencer più seguiti e delle sfere di interesse più seguite. Sulla sinistra un bel filtro nel quale navigare per categoria di argomento. Scorrendo poi lungo la pagina troviamo diversi articoli pubblicati e sempre sulla destra i post più letti e gli ultimi commenti. Comunque io non mi accontento e voglio sapere un po' di più come funziona questa piattaforma. Cari sferi, ci sono due brutte notizie e due belle notizie. Prima notizia brutta: come era prevedibile, il sistema sta limitando ogni giorno di più la libertà di espressione. Mamma, sto sistema! Ma prima o poi lo becco, eh? Limitare la libertà di espressione non è censura, è molto di più. Equivale a limitare la dignità umana. Cosa rimane di un uomo se non è più libero di condividere con gli altri ciò che pensa? Prima notizia bella. Avevamo previsto che sarebbe successo e li abbiamo anticipati. A questo punto pensavo di fare come al solito: pescare qualche post, leggere i commenti, però non mi è stato possibile farlo. Da un lato perché in realtà Sfero è più simile ad un blog che ad un social, con post molto lunghi e un meccanismo influencer follower stile Twitter. E dall'altro perché, regà, i commenti non ci stanno. Cioè, magari un post ha pure 1000 views, però i commenti sono pochi e sono sempre gli stessi. E mo che cacchio mi commento? Decido quindi, per cominciare, di dare un'occhiata ai post più popolari. Lasciamo stare quelli dell'anno scorso, facciamo un po' di pulizia. Di cosa parleranno mai i post più popolari su Sfero, la piattaforma libera? Di arte? Di creatività? Di filosofia?
Vaccini, un concentrato di ignoranza che circola sui social, di Stefano Montanari. In tanti mi stanno scrivendo chiedendo di rispondere ad un concentrato di saccenza ed ignoranza senza pari che circola sui social. Eccovi serviti. Ah, in pratica ha preso un post pro-vax che circola sui social e lo commenta. Mi vuole rubare il lavoro questo. Vabbè, vediamo un po'. Allora, il post cominciava così. Così forse è più chiaro, spiegato in modo elementare. E Montanari commenta. Nel senso che chi lo ha scritto forse ha frequentato solo le elementari, altrimenti non si spiegherebbe tanta ignoranza. Vabbè dai, un insultino così per cominciare ci sta, tanto siamo tra amici. Allora, il post diceva. Io sono vaccinato, io entro in contatto con la variante Delta, io prendo il raffreddore. E Montanari commenta, sei vaccinato e hai la probabilità di morire e ammalarti gravemente quasi 8 volte più dei non vaccinati. Allora, sono abbastanza sicuro che i dati non dicano questo, però vedo che ha messo anche un bel link, guardiamocelo un po'. Ma questo ha davvero linkato un articolo che dice il contrario di quello che sta dicendo? Cioè non so cosa dire, si fa debunking da solo. Io però non replico il virus. Invece Montanari risponde, questa frase non ha senso. Il virus si replica da solo, non siamo noi a replicarlo. I virus possono replicarsi solo all'interno di una cellula ospite, sfruttandone l'apparato metabolico ed utilizzando informazioni genetiche proprie. Ok, sì, va bene. Vogliamo spostare l'attenzione sulla semantica anziché sul concetto? Vabbè, continuiamo, bene. Il virus dopo qualche giorno muore. Nei giorni in cui il virus non è ancora morto, io entro in contatto con te e ti trasmetto il virus. E lui dice, questa è degna di un umorista, il virus muore. I virus non sono nemmeno considerati organismi viventi. Vabbè, ok, piuttosto scarso come umorista. Non entro nel merito dell'argomento perché non sono un medico, però insomma... Più che debancarsi da solo e sfottere il modo in cui hanno scritto il post, non mi sembra che sia entrato molto nel merito. Sono sicuro che nei commenti lo abbiano ripreso, lo abbiano bacchettato. Meno male che ci sono ancora medici. Grazie. È un farmacista. Non che abbia nulla contro i farmacisti, comunque. Grazie, dottore. Vabbè. I covidioti non lo capiranno mai. Vabbè, mi arrendo. Vabbè, dai, vediamo un po' di cosa parla il secondo post più popolare. Siamo su Sfero, la piattaforma libera. Di cosa parlerà mai? Green Pass. Vogliono imporci il Green Pass e noi usciamo dal sistema. Ci stanno terrorizzando da un anno e mezzo per obbligarci a vaccinarci, per obbligarci a credere ciecamente nelle loro terapie, per obbligarci a pensare come vogliono loro, per obbligarci ad uniformarci al pensiero unico. È ora di uscire dal sistema. Azioni creative di boicottaggio e disobbedienza civile. Interessante, no? Dico davvero, vediamo un po', mi incuriosisce. Allora, argomento acquisti. Senza Green Pass non si può andare al supermercato? Boicottiamo tutti i negozi che chiederanno il Green Pass per entrare. Beh, puoi sempre andare a caccia di nutrie. Educazione. Se non sei vaccinato o tamponato non puoi entrare in classe? Le scuole parentali si stanno diffondendo a macchia d'olio in tutta Italia e funzionano benissimo. Via i bambini dalla scuola! D'altronde l'ignoranza è vostra alleata. Ci sta. Cultura. All'ingresso del cinema, uno che prima controllava i biglietti e vendeva i popcorn, ora fa lo sceriffo e ti chiede il Green Pass? Evita ogni cinema che si comporta in questo modo, ma non chiuderti in casa dietro una serie Netflix in TV. Ci sono tantissimi cinema all'aperto. Sfottiamo un po' chi fa sto mestiere, vabbè, tanto noi siamo politici, cazzo gene. Comunque, non vedo l'ora che arrivi la stagione della grandine. Social/comunicazione. Facebook e YouTube chiudono le pagine senza motivo e censurano chi non la pensa come vorrebbero loro? Abbandonare questi social è più facile di quello che pensiamo. Scegli strumenti di comunicazione liberi, indipendenti e senza censura. Sfero, SharkTube, Telegram Signal o Session, Proton Mail, Etmail, MySpace, Forum Free, MSN... Tutti questi bellissimi siti sono disponibili. Informazione. La RAI è lottizzata dai partiti e le TV commerciali rispondono solo a logiche di marketing e sul gossip di bassa qualità.
E questo sono d'accordo. Sulla pandemia abbiamo sentito un'unica voce, allarmistica e terroristica, una voce a reti unificate. Non esiste giornalismo indipendente o d'inchiesta nel mainstream. Spegni la TV, non comprare più giornali, non ascoltare più radio commerciali. Che i potenti non riescono a chiudere nonostante siano grandi come caccole. Salute. Cambia il tuo pediatra e il tuo medico di base con medici che non siano terrorizzati dal Covid, che non prescrivano farmaci senza nemmeno visitarti, che non siano ipocondriaci e che non ti obblighino a vaccinarti in ogni modo. Un incompetente in pratica. Scegli l'incompetenza. Spiritualità. Nessuno ti può costringere a fare un tampone o un vaccino per entrare in chiesa o essere libero di professare la tua religione ovunque tu sia. Quale chiesa può accogliere il tuo spirito? Quella che ci mette gli uni contro gli altri? Il pippone sulla chiesa mi mancava, però non ho colto la soluzione qua. Vabbè, insomma, direi a questo punto che possiamo spostarci magari a guardare i top influencer. Ho scelto la classifica top 7 perché così mi andava così. Vediamo un po'. Ah, come al solito, se non siete iscritti, vi invito a iscrivervi al canale, lasciate un mi piace, commento, condividete il video. Ho anche scritto un libro, recuperatevi magari dal mio ultimo video, Cascina Speranza, il mio libro. E niente. La classifica! Allora, al settimo posto abbiamo Davide Barillari, che abbiamo appena incontrato con l'articolo. Ex Movimento 5 Stelle espulso per via delle sue posizioni Novax, famoso per aver paragonato i vaccini ad una pistola. Qua insomma 886 follower, mica male. Allora, che cosa abbiamo qua? Un po' di Green Pass, no tamponi. Chi non vuole vaccinarsi per non perdere il lavoro è costretto a spendere un sacco di soldi per farsi tamponare ogni 72 ore. Solita roba. Io non posso entrare, porte chiuse a chiave. Oggi mi è stato negato formalmente l'accesso all'aula del Consiglio regionale del Lazio. Non ho il Green Pass. Poverino. Messaggio ai giornalisti del PD. Messaggio ai giornalisti del PD. Vabbè, non ci ho sbatto di leggere. La vaccinocrazia e la terza dose. Siamo un popolo drogato di televisione che dipende dalla prossima dose di vaccino. Non preoccupatevi. Vabbè, bla, sempre. C'è sta roba. Multinazionali, benefattrici. Vabbè. Salviamo il ricordo del giuramento di Ippocrate. Ah sì, fanculo i medici. Io accuso, j'accuse, Emile Zola. Vabbè, presidente della Repubblica, andiamo pure Mattarella, vaffanculo, va. Piano B, Green Pass, cosa fare, buon Ferragosto. Beh, mi sono rotto, passiamo al prossimo, vai. Al sesto posto, Stefano Re, uno scrittore e attivista Novax. Comincio a pensare che questa piattaforma sia un pelino monotematica. Nato di novembre, senza padroni né tribù, sfido le mie paure. Ho guardato così a lungo nell'abisso che mi è venuto sonno. Simpatico. 1276 follower, non male. Ai colleghi FFO, di che si parla qua? Speravo ci fosse più tempo prima di arrivare a questo punto. Scadenze dell'agenda, restringendo, vabbè, sanità, solita roba. La tua scelta. Il primo passo per imparare a combattere è ripulirsi da ogni paura. Smettere di aver paura di fare una brutta figura, di venire insultati, di venire aggrediti, perdere il posto, perdere i soldi. Il nuovo apartheid, questo mi piace. Tra i 12 e i 15 milioni di italiani rifiutano di subire il trattamento sperimentale che viene imposto. Parliamo di una percentuale bla bla bla. Mi piace però l'analogia con l'apartheid, buona lavo. Mi piace, 10. Compendio, beh, non so cosa sia, però mi piace lui. Momentum, cos'è? Salutare, obbedienza giornaliera. Ci sta un po' di vetolino in figura del vaccino, solita roba. Festa, luce verso un nuovo mondo. Boh, non so cosa sia, non ci voglio approfondire. Conformità meccanica, ci sta. Feti, chip, nessun termine, nessuna pressione, nessuna violazione progressiva del percorso di affermazione dello scientismo. Lo scientismo è una parola che usano molto per sfottere gli scienziati che secondo loro siano dei ciarlatani. Ecco, lo scientismo. Vabbè, insomma... Cioè, dai, solite robe. Al quinto posto, con 1500 follower, Sara Cunial, la creme della creme. Guarda, parlamentare italiana, attivista Novax, ma proprio complottista, questa roba di teorie dei Bill Gates, loro che ci controllano e robe così. Ma vediamo come si presenta Sara Cunial, contadina, chimico industriale, candidata Movimento 5 Stelle alla Camera nel collegio. Tanto per chi valuta i candidati premi Nobel, ci sta anche che... Si metta queste cose, oggi deputata del gruppo misto.
Voto sul Green Pass, la mia dichiarazione. Vabbè, solito. Oddio, grafene nei vaccini anti-Covid. Ancora questo tutto in caps lock. Trovato grafene nei vaccini anti-Covid. Interrogazione al ministro Speranza. Vabbè, cosa abbiamo poi? Bolzano, Hotel Cavallino Bianco. Anche qua le piace il caps lock a botta. Resistenza ad oltranza a fianco della famiglia che ha detto, boh, sarà no al Green Pass, no, insomma, no alla dittatura sanitaria, non ci sbatti neanche. Non l'ho letta questa, non la sapevo. Firma la querela contro Draghi, Anelli, Capua, Burioni. Ah, questa è bella, questa è bella. In pratica qualche tempo fa, infatti 2 agosto, un po' vecchiotto il post, lei ha fatto tipo un post contro appunto Burioni e co, cioè, perché secondo lei loro hanno, si sono macchiati di diversi reati. Tipo procurato allarme, minaccia, cosa c'è? Falso ideologico, violenza privata. Fantastico. Vabbè, poi cos'altro abbiamo ancora? Cybersicurezza, non il nostro nome, webinar con la Via Campesina. Cos'è? Business agroalimentare. Dai, ci sta questo argomento, vedi che fa anche altro. Semplificazione di bis, querelati, ancora si dice roba di solita. Oh, questa è una chicca. Questa è una chicca. Abolizione ordine dei medici e fine dell'emergenza Covid. Rimozione del presidente dell'ordine dei medici Anelli. Abolizione dello stesso, fine della cosiddetta emergenza. Questa è poesia. Al quarto posto Sandro Torella, che io non lo conosco onestamente. Da Google ho trovato che è un attore, regista e autore satirico. Vedo che fa principalmente video, ma ormai un po' vecchiotti. Vabbè, lui lo balziamo, non me ne vogliate, ma se no diventa lungo il video. Al terzo posto, quindi medaglia di bronzo, abbiamo Ilaria Bifarini con 1800 follower. È un'economista laureata alla Bocconi e autrice di libri tipo Il Grande Reset, dalla pandemia alla nuova normalità. Segno che anche la laurea serve fino a un certo punto, e lo dico da laureato. Allora, cominciamo subito col botto, col cardinale Viganò. Sei colpevole di istigare alla violenza, se citi Viganò. Anche qua, siamo giunti alla stretta finale di un regime che non ha più bisogno di nascondere la sua natura agli occhi dei cittadini. Va bene, la finestra di Overton è ormai spalancata e la rana bollita è priva di sensi. Vabbè, classico linguaggio da complottista, solito. Per chi non conosce Viganò, il cardinale Viganò, credo sia cardinale o monsignor Viganò, insomma non mi ricordo, vi invito a cercarlo su Google, insomma dice cose piuttosto interessanti che non ho tempo di approfondire qua, magari ci farò un video apposta. Zuckerberg il censore, vabbè ci sta, solito. La mannaia della censura sui social continua a colpire, sempre più solerte nel castigare chiunque muova delle critiche al dominio del depensiero unico. Mi piace questo, è il depensiero. Va bene, solita roba. Oh, di nuovo qua abbiamo sulla destra Viganò, sulla sinistra il nostro bene amato Trump. Il grande reset delle anime è stato tacciato di complottismo, denigrato e sbeffeggiato, eppure le previsioni di Carlo Maria Viganò, uno dei primi a portare l'argomento del grande reset all'attenzione mondiale, si sono rivelate veritiere e le sue analisi sul delirio collettivo un faro nelle tenebre. L'anteprima promette bene, me lo andrò a leggere. Consiglio di farlo anche a voi, oggi non abbiamo troppo tempo, solita roba, insomma, lei è un po' più focalizzata appunto su altri temi, non male, comunque almeno cambiamo un po' rispetto ai vaccini e al Covid. Allora, medaglia d'argento per Matteo Brandi, con 2500 follower, quindi un balzo interessante. Allora, lui è un blogger, un attivista, ha un passato come curatore della comunicazione della Raggi e nel Movimento 5 Stelle, se non ricordo male. Direi che qua si descrive perfettamente, quindi andando a sottolineare il fatto che comunque sia uno che sappia scrivere. Anima antica, patriota, autore. Mi batto perché la sovranità torni nelle mani del popolo italiano, come prevede la nostra Costituzione. Italexit. Ah, quindi qua cambiamo finalmente un po' argomenti? Speriamo, dai, un po' di politica, di economia, vediamo un po'. Una grande piazza, ma può costruire un'alternativa? Va bene, sì, vabbè, ci sta un bel posto su quello che è successo. Insomma, alla fine è successo un bel casino, non stiamo a raccontarci balle. Oh, Bruxelles torna a fare macelleria. Ha un bel post anti-europeista, sovranista, ci sta sempre, dai.
per cambiare un po', tanto penso che sia abbastanza in linea con quello che si dice qua. Draghi da Macron per sottometterci a Parigi, Draghi che sta evidentemente tramando nell'ombra a braccetto con Macron, un capo di Stato totalmente screditato dal suo stesso popolo. Vabbè, sta tramando nell'ombra contro l'Italia chiaramente Draghi, perché gli sta sulle palle i suoi concittadini. La Francia ci ha dichiarato guerra nel 2011, non me ne sono accorto. Vabbè, sdoggiandoci dalla Libia ed esponendoci alla crisi migratoria. Qua c'è un fondo di verità. Il razzismo contro i bianchi di Black Lives Matter. Ah, fantastico! Mi è stata mandata questa foto di un recente articolo di Federico Rampini dedicato all'inquietante fenomeno del Black Lives Matter. Vabbè, questo si commenta da sola. Anatomia del giovane globaliota, questo è interessante. Ma adesso, signore e signori, rullo di tamburi. Chi ci sarà mai alla prima posizione? Stefano Montanari, con 2900 follower. Famoso farmacista, con una bio più lunga del mio cazzo. No, vabbè, questa è un po' troppo volgare, non posso dirla. Montanari è ormai un'istituzione dei Novax, non mi sorprende che sia lui l'autore con più seguito, pappagalli di Stato. Vedete, trova anche delle analogie molto, molto interessanti, molto efficaci. Quanto è legale il Green Pass, la violenza dei Novax, vabbè, insomma, uomini e topi. Vedete, è molto bravo comunque a scrivere, bisogna concederglielo, almeno a trovare delle allegorie che sono interessanti, che catturano l'occhio. Per il nostro bene, un gruppo di medici, parlo di quelli veri e non degli smutandati. Mamma mia, gli smutandati, devo sempre dire queste cose qua. La santità universale dei suini, cos'è sta roba? Liturgia sociale, solite robe, dai. Vedo delle oche che spuntano. Professore, lasci perdere. Ah, Montagnier, fantastico, raga, un altro. Premio Nobel Montagnier, sempre citato dai Novax. E, insomma, ne dice un po' di cazzate. È tipo che la papaya è curativa per il Parkinson, ha detto, cose di questo tipo. Però noi citiamolo perché ha preso un premio Nobel e quindi se dice qualcosa contro i vaccini, noi subito, come miele, mangiamocelo, no? Vabbè, insomma, dai, troppe robe. Vedo già un burione che spunta, un pagliaccio. Solite robe. Ah, infatti, pagliacci che affollano le poltrone. E poi l'articolo top che abbiamo visto prima. No! Che dire, Regas? Mi spiace purtroppo essere andato così di filata, ma sono sicurissimo che il video sarà già lunghissimo così. Purtroppo ho fatto ciò che non bisognerebbe mai fare, ovvero giudicare un contenuto solamente dal titolo sensazionalistico e dalle prime tre righe, però capite bene che sennò sarebbe stato impossibile fare un video su questi argomenti, tanto bene o male, dai, non stiamo a prenderci in giro, il mood è quello, le cose che si dicono sono quelle. Magari più avanti potrei fare una serie in cui commento proprio questi articoli, però non è questo il giorno. Come al solito vi invito a dirmi che ne pensate del video, se avete commenti o suggerimenti per i prossimi post in cui infiltrarmi, fatemi sapere. Io sono stanco morto oggi, scusatemi, avrò sbiascicato, avrò balbettato, ma veramente oggi sono distrutto. E niente, iscrivetevi, condividete. Grazie e alla prossima. Ciao!